dai 2 gradi di Mantova ai 18 di Reggio Calabria. Le minime previste oggi in Italia portano una ventata di gelo che parte dal nord del paese per poi scendere verso il centro-sud. Prevista a Roma una minima di 2 gradi che raggiungerà il valore più basso degli ultimi 12 anni nella seconda decade. Anche a Firenze si registreranno per 48 ore minime vicine allo zero nelle zone periferiche della città, mentre su tutta la pianura padana gelate diffuse imbiancheranno il paesaggio del Veneto e del Piemonte. Al sud nelle prossime ore sono attesi gli ultimi rovesci su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia Tirrenica, con quota neve intorno ai 1500 metri, poi il tempo migliorerà. Per la giornata di sabato abbiamo infatti cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Potremo trovare però un po' di nebbie o foschie al primo mattino sulla Val Padana tra Piemonte e Lombardia. I venti saranno settentrionali, da deboli a moderati, molto mosso il Mar Ionio. Passiamo a domenica, come dicevamo, con un aumento della nuvolosità soprattutto al centro-nord. Arriverà anche qualche pioggia tra Alta Toscana e Liguria di Levante. A causare il forte abbassamento delle temperature, una massa di aria fredda proveniente dalla Svezia, transitata nelle ultime ore sulla fascia adriatica, responsabile anche di nevicate su Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, oltre 900 metri di quota.